Riccardo Plata ed Emanuele Viora. Intanto buonasera, benvenuti di Deloitte. Allora, partiamo dall'azienda. Chi siete, cosa fate, eccetera, eccetera. Ovviamente dovrebbero saperlo un po' tutti, ma non è detto, ripetita, diciamo, Juvent. Esatto, diciamo Deloitte è un brand sicuramente conosciuto, però forse non tutti ci conoscono come Deloitte Digital. Quindi il digital è un ramo di Deloitte che è partito oramai 5 anni fa anche in Italia. E in particolare nel digital ci occupiamo di varie cose, una delle più quali è il mondo del marketing, e ci definiamo sostanzialmente una creative digital consultancy. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che uniamo quello che è l'aspetto, diciamo così, tradizionale del consulente, no? Quindi il tema delle strategie, dei processi, l'approccio, se vogliamo, analitico e molto solido, robusto, che abbiamo sempre fatto e che continuiamo a fare, questo da ormai decine di anni, con una componente appunto più creativa innanzitutto. Quindi questo è il vero elemento, se vogliamo, di novità. Infatti appunto poi ce lo conterà anche Emanuele, che invece esprime, mentre io sono in Deloitte da 15 anni, quindi rappresento un po', diciamo, l'aspetto più istituzionale. Diciamo la parte creativa è quella che abbiamo aggiunto più di recente, e appunto ci permette veramente di mettere insieme questi due mondi, quindi prendere da un lato quello che è l'approccio più, se vuoi, dell'agenzia, no? Quindi il tema di dire come possiamo andare a aiutare i nostri clienti sugli aspetti non solo strategici, di processi tecnologici, ma anche da un punto di vista appunto creativo, digitale, quindi per tutto quello che riguarda il mondo dei contenuti, la produzione di asset, arrivando fine veramente a delle cose che non avrei mai associato io stesso a Deloitte fino a qualche anno fa. Quindi lavoriamo con influencer, lavoriamo con Belen, con Fedez, facciamo campagne pubblicitarie, appunto cose che veramente uno, per quanto possa conoscere Deloitte, difficilmente, ripeto, io stesso 2 anni fa l'avrei mai associato Belen e Deloitte nella stessa frase. Invece facciamo anche questo. Questa è un po' la magia del digital. Il digital ha unito, e questo era uno degli aspetti forse più importanti, più interessanti. Ha tolto tante cravatte il digital, perché esatto, ci ha resi un pochino più formali, ben esatto, bene, più easy. E poi ha fatto quest'altro miracolo. Io vado a leggere il titolo del vostro panel perché è un po' lungo e non ce la faccio a quest'ora. Vai. Dati, creatività e processi, la tempesta perfetta del marketing. E io, per quel poco che ne so, sono d'accordissimo su questo. Quindi ad Emanuele chiedo un brevissimo sunto di questo panel molto molto interessante che avete fatto con un vostro cliente che è E.ON, giusto? Corretto. Perfetto. Ma sì, diciamo che si potrebbe definire data driven creativity il tema dell'intervento, quindi creatività ispirata ai dati. E diciamo è un momento così di analisi dell'argomento, che sicuramente è un topic tra i più citati in questa annata. Il nostro punto di vista è che il fattore veramente chiave e differenziante per riuscire a sviluppare una creatività veramente ispirata ai dati è avere le persone giuste, quindi un mix di competenze corrette che fino a poco tempo fa magari appartenevano, come abbiamo detto fino adesso, a differenti ambiti, di averle riunite tutte intorno a un tavolo. Quindi da un punto di vista creativo c'è questo, diciamo, valore aggiunto pazzesco di riuscire a lavorare con degli analisti per quello che riguarda i dati, con dei consulenti per quello che riguarda proprio le strategie di business delle aziende, e insieme lavorare per costruire una creatività ispirata proprio a essere più rilevante, più focalizzata sui need dei consumatori. E per noi quello che facciamo tutti i giorni ha l'ambizione di migliorare da un lato la comunicazione, quindi una creatività ispirata ai dati secondo noi può rendere la comunicazione più precisa, e dall'altro anche ispirare azioni completamente nuove, quindi una fase di discovery vera e propria che, analizzando i dati, può ispirare marketing creativo, campagne di comunicazione che altrimenti semplicemente non ti sarebbero venute in mente. Ecco, cioè, alla fine, semplificando, si tratta di avere più informazioni possibili, più di prima, per farti venire idee che altrimenti non ti sarebbero venute. Torno a Riccardo con un qualcosa che però mi ha ispirato, Emanuele, e non lo dico a caso, perché tu hai tradotto data driven in ispirato dai dati, e mi è piaciuta come traduzione, che è anche corretta. Proprio perché i dati da una parte ci guidano, quindi data driven proprio essere guidati dai dati, ma in realtà la creatività non è che sopporti troppo i binari, i volanti, gli sterzi, le guide. Quindi l'ispirazione che viene dai dati, invece, ritorniamo a quello che dicevi prima, quindi ci può essere Belen, ci può essere Fedez, ci può essere
Ci può essere anche appunto gli algoritmi, i dati, gli analytics, quindi diciamo quello che ci proponiamo noi di fare è veramente appunto unire questi due mondi che finora erano molto lontani tra di loro e quindi partire, come l'esempio che faceva prima Emanuele e anche che abbiamo portato dei casi oggi, quindi da quelli che sono i dati, quindi le nostre aziende ormai hanno tonnellate, milioni di dati e magari molto spesso è difficile, prima cosa saperli tirare fuori e interpretare, già questo diciamo non è banale, manco una volta interpretati manca un po' quel link, no? Quel legame rispetto a quello che poi è un approccio creativo che storicamente lo vediamo e appunto chi viene da questo mondo come Emanuele e molti altri colleghi ce lo conferma, ha un approccio totalmente invece decontestualizzato dai dati, quindi tipicamente la società diciamo creativa ha un approccio, come dire, le big ideas, no? Quindi questo approccio, la creatività è questa perché lo dico io, che ci sta, poteva funzionare, però sempre più appunto in un contesto in cui i clienti vogliono qualcosa che sia rilevante per loro, in cui la creatività stessa non è più la stessa per tutti, ma deve essere magari declinata per il singolo. Quindi cosa meglio dei dati per arrivare a questo legame? Quindi da qui appunto la tempesta perfetta o l'ingrediente della cucina di cui abbiamo parlato oggi è quello che noi sintetizziamo come il nostro modo di lavorare, mettendo veramente nello stesso tavolo un creativo, un data scientist, uno stratega e se vogliamo anche un tecnologo, perché poi serve anche un po' di tecnologia, un po' di ferro, anche se non è tutto in cloud, per far sì che tutto questo funzioni. E se posso aggiungere una cosa, un messaggio che vorrei che passasse è che in realtà i dati, lo studio dei dati non sono un fattore limitante per la creatività, ma anzi sono un fattore che ti permette di fare una creatività migliore, cioè di essere in realtà paradossalmente anche magari molto più laterale nelle soluzioni che propone un cliente, ma perché parti da un binario solido, sicuro. Quindi la cosa che oggi credo che sia veramente importante è essere super solidi da un punto di vista strategico, e questo riesce a farlo solo se parti da un'analisi veramente minuziosa dei dati e poi essere molto laterale nell'execution. Sorrido Emanuele perché la domanda che ti stavo per fare era esattamente quella che ti ho risposto. La domanda che ti avrei fatto era: quindi i dati non sono una gabbia ma semmai un tappeto elastico che ci fanno volare più in alto. Mi sa che me l'hai detta. Grazie. La riusiamo come metafora. Tappeto elastico. Quindi ragazzi, grazie, complimenti sia per l'azienda sia per questo approccio che secondo me è assolutamente vincente, e alla prossima. Grazie mille. Alla prossima. Grazie a te.